George Best nasce in Irlanda a Belfast il 22 maggio 1946. È stato un eccentrico calciatore nordirlandese di ruolo attaccante, considerato uno dei più grandi dribblatori di tutti i tempi. Cresce a Crega, quartiere a est di Belfast, in una famiglia protestante. Nel 1957, all'età di 11 anni, ottiene l'ammissione nella prestigiosa Grosvenor High School, ma comincia presto a marinare la scuola, in quanto questa era specializzata nel rugby. A 15 anni il suo talento viene notato dall'osservatore del Manchester United, Bob Bishop. Si trova catapultato a Manchester nelle giovanili dello United, soffrendo inizialmente nostalgia di casa. Debutta in campionato all'età di 17 anni il 14 settembre 1963 contro il West Bromwich e nel 1966 partecipa alla storica vittoria nei quarti di finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica, siglando ben 2 gol su 5. A soli 22 anni raggiunge il suo picco vincendo il pallone d'oro alla fine del 1968. Da quel momento comincia un lento declino, il suo rapporto con lo United comincia sempre di più a incrinarsi, fino a quando abbandona il club nel 1974. A 28 anni decide di provare nuove esperienze e, attratto dai contratti multimilionari, finisce per militare nel campionato americano. Qui cominciano gli eccessi fra donne, alcol e lusso sfrenato, che lo portano anche in carcere nel 1984 per offesa a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Nel 2002, a 56 anni, subisce un trapianto di fegato, oramai rovinato dagli abusi dell'alcol. E il 25 novembre del 2005, dopo diversi ricoveri, si spegne al Cromwell Hospital di Londra, a causa di un'infezione epatica.